Hai visto un campo di grano in piena maturazione? Potrai osservare che certe spighe sono alte e rigogliose, altre invece sono piegate a terra. Prova a prendere le alte, le più vanitose. Vedrai che queste sono vuote. Se invece prendi le più basse, le più umili, queste sono cariche di chicchi. Da ciò potrai dedurre che la vanità è vuota. Pace e bene, fratelli e sorelle. La preghiera più richiesta dal santo e ai suoi figli spirituali era naturalmente il rosario. Scrive padre Pellegrino: quante volte, per spingermi a recitare con maggiore entusiasmo il santo rosario, mi aveva detto scherzando: tu hai un brutto muso, solo quando reciti l'Ave Maria puoi dire di avere labbra porporine. Bello, eh? Bello. Padre Pio, per incoraggiare Padre Pellegrino, le dice così: hai un viso brutto. Solo quando reciti l'Ave Maria puoi dire di avere labbra porporine. Anche se non lo approvava in linea di principio, accettava dai suoi figli spirituali anche il rosario recitato a strappi e a tratti, come succede oggi. Non l'approvava, però lo accettava. Anche noi diciamo: va bene. Dine un po' adesso, dine un po' dopo, anche se è meglio la corona del rosario, dirla tutta quando noi ci mettiamo in preghiera. Diceva infatti ad una signora che apparteneva alla sua famiglia spirituale: dammelo a me ed io lo cucio, pensate, eh? A Giovanna di Maggio, che era giunta da Trapani per confessarsi, il padre, dopo averle dato la soluzione, chiese: quanti rosari dici al giorno? Uno, padre, rispose la penitente. Ne devi dire due, replicò padre Pio. Sì, padre, fu la risposta. Dopo qualche mese, la signora Giovanna era di nuovo a San Giovanni Rotondo e anche questa volta il padre le chiese: quanti rosari dici al giorno, figlia mia? Due, padre, rispose perché aveva mantenuto la promessa fatta da tempo prima. E padre Pio aumentò il numero: ne devi dire tre perché uno serve a me. È bello, eh? Padre Pio trova sempre il metodo e il modo con cui chiedere e domandare, come noi facevamo con lui quando ci serve una grazia e quando dobbiamo chiedere e quando dobbiamo domandare. Vedete com'è importante nella vita di padre Pio la recita del Santo Rosario? È molto importante. E il rosario è questa preghiera che unisce la terra al cielo. 50 volte noi diciamo Ave Maria, piena di grazia, Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Se noi viviamo di rosario, moriamo col rosario. Pace e bene.